La seduta del 17 dicembre. Illustrate in aula dall'assessore competente le politiche della Giunta contro la disoccupazione e per promuovere il lavoro. Il Consiglio regionale ha poi approvato a maggioranza l'esercizio provvisorio del bilancio fino al 31 gennaio, la modifica dell'addizionale IRPEF e il bilancio di previsione 2014, triennale 2014-2016 dell'Assemblea regionale. Il dibattito con la discussione e la votazione degli atti di indirizzo sul lavoro è proseguito nella seduta straordinaria del 19 dicembre. Perché non parlare d'Europa? Il Consiglio regionale del Piemonte, Consulta Europea con l'Università di Torino e la Fondazione per il Libro, ha organizzato un progetto sull'Europa che si snoda tra il 2013 e il 2014. Il primo appuntamento è stato dedicato ai giovani studenti italiani e stranieri e alle radio universitarie, in collaborazione con ustation.it, rete dei media universitari. Ospitata al nuovo campus universitario Luigi Einaudi di Torino, perché non parlare d'Europa, ha riflettuto sui diversi linguaggi di comunicazione sui temi europei, partendo dai new media, dal web e dalla musica. Notizie numero 4 del 2013. È uscito un nuovo numero di Notizie, il magazine della Regione Piemonte, disponibile anche nella versione sfogliabile online. L'edizione natalizia del trimestrale si apre con un ampio servizio sull'Unione Europea, introdotto dall'editoriale del ministro degli esteri Emma Bonino per fare il punto sulle sfide che attendono l'Europarlamento nell'imminenza del suo rinnovo, in programma a maggio. Sotto 18 Film Festival. Il vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Comba e il componente dell'ufficio di presidenza della Consulta Giovani Davide Saitta hanno consegnato al cortometraggio Hop dell'Istituto Pascal di Giaveno il premio Consulta regionale dei giovani nell'ambito del Sotto 18 Film Festival. La Consulta ha inoltre conferito menzioni a pari merito ad altri due film realizzati da studenti, Un pacco inaspettato del Liceo Artistico Cottini di Torino e Simpo Show dell'Istituto Arimondi Eula di Savigliano. Lezioni per studenti. Proseguono gli incontri con gli studenti per i concorsi scolastici banditi dal Consiglio regionale. A Torino, l'Istituto Grassi ha ospitato una conferenza sul progetto di storia contemporanea 2013-14 a cura del Comitato Resistenza e Costituzione. Nello stesso giorno, al Centro Incontri della Regione Piemonte di Corso Stati Uniti, è stata tenuta una conferenza a cura della Consulta Europea.